Gentili telespettatori, buon pomeriggio. Siamo collegati con lo stadio comunale Fratelli Oliva, dove si affronteranno con la divisa bianco-blu la compagine di casa della AST Diamante Caselli e Pascale, e con la divisa Amaranto e banda bianca l'FCD Bisignano. Tellicani, poi con il numero 16 il vigilante larga a sinistra, ecco la prima conclusione della voce da mantina con Greco Quintino, però termina alta. Completate le operazioni, arriva il fischio dell'arbitro, conclusione verso la porta, respinta prima dal portiere, ma poi c'è il numero 10 Cortese che sulla ribattuta riesce a inzaccare, per cui al 23esimo del primo tempo arriva il vantaggio del FCD Bisignano. Arriva il fischio che autorizza la ripresa delle ostilità. Pellicani ancora l'avversario, poi trova Baviere che sacca con una bellissima conclusione, il risultato subito ristabilito. Avevamo detto che c'era tutto il tempo per rimettere in piedi la gara, possiamo dire che ricominciamo da qui. Si è pareggiato dopo un minuto con 9 Favieri, che è esattamente il giocatore che ha la sfera fra i piedi in questo momento, e gli si para contro Cascero e lo stende, per cui si arriva al calcio di rigore assegnato dall'arbitro. L'occhio dell'arbitro Favieri resta immobile, schiacciato per dare, per cui al 40esimo minuto il raddoppio della compagine davantina. E arriva adesso il duplice fischio dell'arbitro che dichiara la fine delle ostilità per quanto riguarda il primo tempo. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità. L'arbitro Magli della sezione Aia di Paola autorizza l'inizio della ripresa. Prova la conclusione. Fischio. E arriva adesso il fischio dell'arbitro. Funzione bassa. Parata a terra della Scardi. Pascale se la lascia soffiare la Cortese, c'è Merli, Mila prendendo sulla sfera, e c'è De Biase che hanno ghiotta occasione e purtroppo trova il pari. Sancire
l'esordio vittorioso per la compagine adamantina.